Buongiorno, festa delle donne oggi, lei vende la mimosa? Sì, Si vende la mimosa? ma quest'anno si vende poco, poco roba. Chi la compra spesso questa? Ah, non c'è, no, maschio, no, compro più gli uomini che le donne. È giusto che gli uomini la comprano per le donne. Certo, gliela devono regalare alle donne, E ogni anno vende la mimosa? o no? Sì, io ogni anno mi metto qua finché il Signore ci lascia. Perché io sono disoccupato, non c'ho lavoro, non c'ho niente, io non prendo niente. C'ho 62 anni, 35 anni, 36 anni di contributi e il governo non mi dà niente. Quindi lei si deve arrangiare con questi. E io mi arrangio come posso, vendo mimosa, periodo le palme, vendo funghi. Partire dalla giornata, lei ha figli? C'hanno tre figli, due sono. Diciamo, non sono sposati, sono a casa, in carico sulle mie spalle. E senza lavoro anche loro. Uno è sposato, c'ha due bambini, c'ho anche due belle nipoti, un maschio e una femminuccia. E tiriamo avanti. Che cosa devo fare? Quanto la vende un faccettino di mimosa? Si fa come si può, 3 euro, 4 euro, 5 euro. Perché con questa cosa che dicono che c'è la crisi, si vende poco, ma la crisi non è per tutti, la crisi è per me, che non c'ho niente. Perché qua, specialmente a Reggio Calabria, la gente è abituata che dice che c'è la crisi, ma l'89, 0,9% sta bene, solo quel 10% sta male, che ve lo dico io. Lei, signor? E purtroppo mi devo arrangiare come posso, perché devo mangiare, i miei figli devono mangiare, mia moglie. E lavora mia moglie così a nero, se no potevo morire in dieta mammaria.